Capite che iniziate a mettere liquidità nel vostro progetto? Gli NFT risolvono un grandissimo problema di liquidità. Grazie agli NFT, la musica e l'artista può essere pagato decentemente. Basta andare avanti con le briciole di Spotify. L'artista deve creare l'NFT. Tutti avranno un NFT. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui sempre il vostro caro Michele Maraglino, cantautore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore e consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, benvenuto. Dai un'occhiata a questo canale YouTube. Se sei un musicista che si sta autopromuovendo e autopubblicando, qui trovi una marea di roba per il tuo cammino, il tuo percorso di musicista indipendente. Quindi iscriviti, dai un'occhiata ai video e poi nella descrizione di ogni video non perderti i link, guarda sempre la descrizione dei video perché ci sono i link ai miei corsi, ai miei pacchetti di promozione, ti posso aiutare nel tuo percorso, le mie consulenze. Dai un'occhiata ai video e dai un'occhiata alla descrizione di ogni video. Benvenuto. Oggi video rivolto ai produttori discografici. Io sono anche un produttore discografico, chi mi segue lo sa, un'etichetta. Ho il corso più venduto in Italia su come creare un'etichetta, il metodo Maraglino, che poi ha sfornato a sua volta, sfornato, sì, una marea di etichette. Lo trovate su ilmetodo.michelemaraglino.com, il corso più venduto sull'argomento. È proprio un corso che vi spiega passo passo da zero come creare un'etichetta, anche se non avete soldi, come trasformarlo nel lavoro della vostra vita e vivere di musica, come trasformare una realtà locale, come mettere insieme le band. È un corso che ha rivoluzionato e ha creato delle vere e proprie scene in Italia. Se nessuno vi risponde, se dall'altra parte le etichette a cui mandate le mail non vi rispondono, create la vostra, fate prima. Avevo fatto anche un video anni fa, quando ho iniziato a fare i video su questo canale YouTube, che si intitola Un'etichetta, fai prima a crearla. Vi mettete insieme, partite con un collettivo, iniziate a pubblicare le prime cose. Adesso con un distributore digitale è semplicissimo. La promozione la potete fare voi. Se imparate a promuovervi, poi potete fare diversi accordi. È tutto spiegato nel corso. Sì, veramente. Il metodo.michelemaraglino.com, lo acquistate e imparate. Spiegato passo passo quello che ho fatto io, come ha funzionato anche poi tutta anche la parte legale, quando essere un'associazione, quando puoi trasformare l'associazione in una società, quando avere la partita IVA, quando no. È tutto spiegato in quel corso. Il metodo.michelemaraglino.com. Ma adesso parliamo di NFT, ragazzi, perché l'evoluzione dell'etichetta sarà appunto gli NFT. Gli NFT avranno un ruolo fondamentale nella musica e lo abbiamo visto, lo stiamo già vedendo. Guardatevi il video di Mondo Marcio, l'ultimo che ha lanciato un progetto NFT in Italia, artista di spessore, ne ho parlato nel video precedente. Quindi l'idea di pensare, se hai un'etichetta discografica o se stai pensando di creare la tua etichetta discografica, beh, la strada degli NFT dovrebbe essere una strada da prendere in considerazione. Puoi creare da zero un'etichetta e fare solo gli NFT per essere un pioniero, oppure la tua etichetta, oppure l'etichetta che vuoi aprire in modo classico, magari pubblicando su Spotify, però puoi seguire gli artisti anche da un punto di vista degli NFT. Puoi diventare un esperto nel creare progetti NFT. Prendi gli artisti che segui o artisti che ti piacciono, che vedi magari che hanno un forte seguito online, per esempio, qui torna tutto, perché bisogna creare una community, perché bisogna creare un primo pubblico online, partire da zero senza pensare a tutto quel frastuono che c'è fuori. Dobbiamo fare Sanremo, dobbiamo fare X Factor, dobbiamo solo lavorare, pubblicare le nostre cose in maniera coordinata. Prendete il musicista consapevole e se partite da zero, trovate il link in descrizione, il mio corso di bandiera per i musicisti che vogliono vivere di musica. Ok? Tutta questa gente poi si ritrova, che fa tutto il percorso, tutti i musicisti che partono dal basso, poi hanno un'opportunità in più per monetizzare, che sono proprio gli NFT. Ho fatto tanti video su questo argomento, andatevi a vedere la playlist, magari ve la faccio uscire, che si chiama NFT e musica. Lì trovate anche tutorial per creare il vostro NFT, sia in maniera gratuita che in maniera che su OpenSea, sia facendovi pagare in Ethereum e quindi pagando le fee, oppure con Polygon pagando quindi meno fee, anzi zero fee. Andate, magari vi faccio uscire anche qualche video durante questo video, però ecco, gli NFT dal punto di vista dell'etichetta diventa veramente interessante. Adesso io voglio creare, lo facciamo insieme, quindi iscrivetevi a questo canale perché le robe che vediamo in questo canale non le vedete
Da nessun'altra parte, mi fanno tenerezza tutti questi che aprono i canali YouTube e parlano di musica, si sono svegliati adesso. Dove erano? Io sono qui dal 2016, ho fatto più tutorial che video delle vacanze, ecco, diciamolo, e adesso però si svegliano e sono tutti lì. Ma quando c'è da capire le cose, c'è tutto su questo canale, i tutorial non li fa nessuno, li faccio solo io. Perché? Perché sono faticosi. Va bene, chiusa la parentesi contro la concorrenza che non esiste. Allora, OpenSea, sono sul mio sito, adesso creo la mia versione discografica della Fame Dischi in NFT, non so cosa ho detto, comunque. Io mi immagino un'etichetta che opera negli NFT in questo modo. Potete decidere se lanciare progetti soltanto in NFT oppure lanciare progetti anche in NFT, nel senso pubblicate i dischi in maniera tradizionale sulle piattaforme di streaming, Spotify e compagnia cantante, e poi però fate anche gli NFT, ok? Quindi dovete trovare artisti che hanno una, diciamo, presenza online, che hanno una community, però questi NFT, quando li create, dovete dare qualche cosa in esclusiva, nel senso, andatevi a vedere il mio video Ho visto il futuro della musica, dove spiego come sarà il futuro della musica e come funziona proprio gli NFT, perché uno acquista l'NFT, però con l'NFT deve avere accesso a qualche privilegio, nel senso, può avere un contatto diretto con l'artista. È ovvio che l'artista deve avere una community, nel senso, un seguito di persone che sono interessate ad avere un rapporto più stretto con l'artista. Se è un artista che parte da zero, che io ho l'NFT e questo però è sconosciuto, non ha neanche una fanbase piccola su internet, come fai a fare l'NFT? Sì, fai l'immagine carina, però quello che è veramente una rivoluzione è la possibilità attraverso l'NFT di entrare più a stretto contatto. Quindi i progetti che funzionano sono progetti che vengono lanciati, ok? E in NFT tu puoi anche fare il disco. Abbiamo visto Mondo Marcio che ha fatto, ha ripubblicato le versioni dei due suoi album e li ha fatti anche in NFT con le copertine di quei due album che ha rimasterizzato, le ha praticamente pubblicate, trasformate in NFT, e ha creato 100 copie di quelle copertine. Quindi 100 persone possono comprare la stessa copertina, però hanno accesso a tutta una serie di servizi, una call al mese, un raduno, un backstage nei concerti. Questi poi li decidete voi, ma questa funzione di avvicinamento è molto importante, perché uno compra l'NFT perché ha tutta una serie di vantaggi, ok? Io potrei creare un NFT e dire, voi, visto che ho un seguito qui su YouTube, per esempio, e dire, se comprate il mio NFT ufficiale, una volta all'anno ci rivediamo qui al Maralab di Perugia, oppure potete venire qui qua una volta all'anno, oppure ci possiamo fare una chiacchierata su Skype gratuita, una consulenza gratuita all'anno o al trimestre. Posso decidere tutta una serie di servizi, e visto che è una community, qualcuno sarà interessato. Poi però la cosa figa è che quell'NFT poi può aumentare di valore, perché se la mia community cresce, ok, che cosa succede? Che chi ha quell'NFT aumenta di valore, poi può decidere, perché io sono più popolare, allora chi ha i primi NFT, perché come si fa il prezzo di un NFT? Attraverso la domanda e l'offerta. Se io aumento di popolarità e però ci sono soltanto 100 edizioni del mio primo NFT, quelle 100 edizioni aumenteranno di valore, tutti le vorranno. Quindi chi mi ha sostenuto all'inizio potrà anche decidere di rivendere l'NFT e guadagnare, cioè ci guadagna anche la community, oppure tenere l'NFT e vedere fin dove arriva il suo valore. Quindi immaginate tutto questo traslato in progetti musicali che hanno un seguito. Quindi potete creare questi NFT e tutta una serie di servizi connessi che possono rendere appetibile l'acquisto dell'NFT da parte della community che segue l'artista. Capite che iniziate a mettere liquidità nel vostro progetto? Gli NFT risolvono un grandissimo problema di liquidità. Grazie agli NFT la musica e l'artista può essere pagato decentemente. Basta andare avanti con le briciole di Spotify. L'artista deve creare un NFT. Tutti avranno un NFT. Quindi creare un'etichetta. Sì, sarà così. Faremo tutti l'NFT. Adesso ancora, ovviamente, abbiamo visto anche gli NFT arriveranno anche su Instagram. Ragazzi, tutti faremo l'NFT, perché soprattutto chi saprà creare la propria community online. Quindi veramente è importante. Quindi un'etichetta che vuole creare, vuole aiutare, ecco,
aiuterà l'artista nella realizzazione, nella vendita, nella promozione, nella divulgazione, anche nel rilascio di tutti i vari servizi. Può fare veramente da coordinamento, da agenzia. Quindi ti aiuta nel futuro l'etichetta, che ha anche un aspetto di NFT, ma ce l'avranno tutti, oppure un'etichetta che fa solo NFT, si occupa proprio di questo, di curare e gestire la pubblicazione di un NFT, anche di decidere con l'artista che cosa mettere in questo NFT, di trovare il grafico che farà gli NFT. Poi i grafici, ragazzi, ci sarà un sacco di lavoro, siate contenti. Ok, quindi l'etichetta si occupa proprio di questo, decide allora di creare l'NFT, lo mette su OpenSea, ovviamente stabilisce la percentuale, perché abbiamo visto su OpenSea che possiamo decidere una percentuale che va all'etichetta e una percentuale che va all'artista, poi in base agli accordi. Ok, e ogni volta che qualcuno si rivende, che questa è la figata, ogni volta che qualcuno rivende l'NFT, torniamo all'esempio in cui io faccio l'NFT, la mia community cresce, quindi chi l'aveva comprato all'inizio e cresce, cresce, cresce e decide di rivenderselo, io prendo magari io artista prendo la percentuale che ho messo come percentuale che è in tasco per ogni vendita, quindi l'etichetta può impostare a sua volta, può dividersi questa percentuale con l'artista, quindi ad ogni vendita si guadagna, quindi non si guadagna soltanto vendendo il primo drop, come si dice, anche quando poi la gente si rivende il tuo NFT, è incredibile. Quindi io adesso voglio creare su OpenSea la pagina della Fame Dischi dove puoi pubblicare l'NFT. Quindi vado su OpenSea, adesso ci spostiamo sul mio computer. Profilo. Collego il mio MetaMask. Se non sapete cos'è MetaMask, è un wallet che dovete scaricare, potete scaricarlo su Chrome. L'ho fatto vedere nel video in cui praticamente faccio vedere come creare un NFT gratis con Mintable. Trovate il video qui, ve lo faccio uscire nelle schede, quindi lì vedete come creare il wallet, come installarlo, come scaricarlo, installarlo. Una volta che lo avete fatto, vi loggate praticamente su OpenSea tramite MetaMask, inserisco la password e il gioco è fatto. Allora, io avevo creato, se vedete i vecchi video, avevo trasformato un po' di roba, un po' di mie copertine all'inizio, no? Le avevo trasformate nei video per farvi anche vedere in NFT, però ovviamente nessuno le ha comprate. Perché? Perché c'è sempre quel discorso di community che è importante, anche di servizi da legare all'acquisto dell'NFT. Poi vabbè, ho creato delle copertine. Diciamo che possiamo decidere, per esempio, di un album di fare l'NFT attraverso appunto o una grafica ad hoc solo per l'NFT, oppure riprendere la grafica della copertina, oppure proprio la copertina che è anche NFT, però poi associateci anche dei servizi in più. Io vi consiglio di fare proprio un NFT proprio specifico, sì, magari lo farei uscire così, oppure se è in correlazione ad un album, comunque un NFT a sé, magari può essere simile alla grafica di quell'album, però darei un nome all'NFT con una sua grafica specifica, però anche con dei servizi specifici che uno ottiene acquistando l'NFT. Ovviamente tu, se lo fai praticamente lo fai uscire in concomitanza con l'album, allora uno può decidere di mettere, anzi questo è il mio consiglio, se fate l'NFT quando esce il vostro album, date, che ne so, il download dell'album, ok? Il download dell'album immediato a chi ha l'NFT, oppure la copia fisica. Voi potete vendere l'NFT e tutti quelli che hanno l'NFT gli arriva la copia a casa, gli arriva la copia con la maglietta, vi potete sbizzarrire. Però ecco, per semplificare, io farei il download immediato del disco in MP3 e poi tutta una serie di servizi. Ok, quindi questo è il consiglio per come fare l'NFT. Andiamo a creare l'account. Io ho creato l'account con Michele Maraglino, però io voglio creare una collezione, ecco che cosa bisogna fare, una collezione di NFT sotto il nome della mia etichetta, la Fame Dischi, no? Creo quindi questa collezione e in questa collezione pubblico gli NFT degli artisti che seguo. Ecco come me la immagino, ecco come me la immagino un'etichetta in NFT. Iscrivetevi a questo canale perché nessuno vi dice queste cose. Create. Ok, se cliccate su create, create nuovo item, invece noi vogliamo proprio creare una collezione. Quindi andiamo su qui My Collection e poi
create una collezione. Io vado a creare la collezione La Fame Dischi, quindi metterò il logo della Fame Dischi, metterò tutte le immagini che mi chiede, le ho già preparate. Il logo deve essere 350x350, la featured image deve essere 600x400 e il banner deve essere 1400x400. Io ho preparato tutto. La Fame Dischi, vedete che bello. Mettiamo anche qui La Fame Dischi, quindi abbiamo il sito opensea.io/collection/La Fame Dischi. Descrizione. Label NFT. Bomba. Categoria, ci sarà music, art music, no fotografia. No. Potremmo mettere music e art, perché metti che no, ne possiamo mettere una sola. Poi sito internet, Discord, Instagram. Allora, io ho il sito internet lafamedischi.com, poi c'ho l'Instagram lafamedischi. Discord è molto utilizzato per le community che lanciano, diciamo, gli NFT. Però diciamo vanno bene Instagram e il sito internet. Blockchain, allora Ethereum, le fee sono molto alte, quindi io direi Polygon, così possiamo pubblicare gratuitamente e vendere gratuitamente i nostri NFT. Poi clicchiamo su create e il gioco è fatto. Ed eccola qua, guardate che meraviglia. Questa è la nostra etichetta e qui, cliccando su Add Item, possiamo aggiungere gli NFT dei nostri artisti. Ovviamente, come vi ho già detto in questo video, create dei progetti, cioè dietro gli NFT ci deve essere anche dei privilegi per chi acquista, e soprattutto cercate artisti che abbiano una community, che abbiano un seguito online e potete aiutarli nel gestire tutto il lancio dell'NFT e la creazione dell'NFT. E se volete poi vedere come creare l'NFT su OpenSea, c'è il video specifico che vi faccio sbucare, dove è spiegato tutto, anche come dividere la percentuale per guadagnare, quindi vi potete dividere la percentuale tra voi e l'artista e praticamente guadagnare anche se l'artista cresce di popolarità e chi ha comprato i primi NFT decidono di rivenderselo, voi guadagnate ogni volta che c'è una vendita. Fatemi sapere che cosa ne pensate se questo video vi è stato utile. Iscrivetevi a questo canale, faremo tanti altri video su tema musica ed NFT. Iscrivetevi, attivate la campanella, supportate questo canale. Dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti. Dai ragazzi, manca poco, aiutatemi. La maggior parte delle persone che guardano questi video non è iscritta. Fatemi questo favore, andate ed iscrivetevi, è gratuito e restate aggiornati. Fatemi sapere nei commenti che pensate, grazie a tutti, vi aspetto nei commenti e con gli altri ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!